Benvenuti a una nuova edizione di Milano Pavia News, benvenuti all'edizione Milano che inizia con i titoli. È finito con le cariche della polizia il corteo organizzato da sindacato USB e studenti davanti alla sede di Confindustria, tra le rivendicazioni l'aumento dei salari e il contrasto al caro affitti. Identificata la vittima dell'omicidio-suicidio di Via Cogne, è un giovane che risultava scomparso da una settimana da Quarto Giaro, mistero sul movente e sulla dinamica dei fatti. Non era registrato il contratto del 25enne morto mentre spostava un macchinario alla Crocolux di Trezzano. L'azienda di logistica che lo impiegava ha dichiarato che era il primo giorno di lavoro. Uno stipendio all'anno è la cifra spesa mediamente dai fumatori milanesi. Aumenta l'utilizzo delle sigarette elettroniche a scapito del tabacco. Tanti vorrebbero smettere, ma non ci riescono. Tony Hadley alla voce, Faso al basso. È la squadra di Star scesa in campo per registrare la nuova canzone scritta dagli adolescenti in cura all'Istituto dei Tumori di Milano. Avete sentito, è terminato con momenti di tensione davanti alla sede di Asso Lombarda, il corteo dei sindacati, del sindacato USB e degli studenti in concomitanza con lo sciopero generale per chiedere salari più alti in contrasto all'inflazione e al caro affitti. Scontri con le forze dell'ordine durante il corteo organizzato da USB, l'Unione Sindacale di Base, in occasione dello sciopero generale nazionale. Sotto la sede di Asso Lombarda, in via Pantano, i manifestanti, tra cui anche alcuni attivisti di centri sociali e associazioni studentesche, hanno infatti cercato di superare le transenne posizionate dalla polizia per non far avvicinare il corteo, nel mentre però sono stati anche lanciati pomodori e uova contro gli agenti in tenuta antisommossa che con scudi e manganelli hanno caricato gli attivisti. Il corteo era però iniziato pacificamente sotto l'università statale, dove lavoratori e studenti si sono uniti nella protesta contro il costo della vita e il caro affitti a Milano, che rende il capoluogo lombardo una città sempre più cara, in cui in pochi ormai possono permettersi di vivere. Oggi abbiamo deciso di partire dall'università statale per dimostrare la nostra solidarietà e la nostra lotta insieme con gli studenti per il diritto alla casa, una casa che sia sostenibile economicamente, che si possa mantenere sia per loro che per i cittadini di Milano che si ritrovano ad avere il costo della vita forse più alto in Italia, a partire dall'alloggio. Tra le rivendicazioni del nostro sciopero di oggi c'è quello degli aumenti salariali che riguarda tanto il lavoro privato quanto il pubblico impiego e la considerazione del fatto che ci sono vincitori dei concorsi pubblici che rinunciano al posto di lavoro fisso e stabile perché la vita a Milano non è sostenibile economicamente con gli stipendi che prendiamo. Significa tutto. Alle rivendicazioni dell'Unione Sindacale di Base ci leghiamo noi studenti perché appunto scendiamo in piazza con lo slogan figli della stessa rabbia, studenti operai, comunanza di destini, i due settori che hanno trascinato il conflitto sociale in questo paese. Oggi più che mai è necessario unire le nostre rivendicazioni perché alla fine la casa non è solo un tema studentesco ma un tema che pagano anche le famiglie, che pagano i lavoratori, perché tutta la gente che sta in affitto appunto si ritrova poi in queste condizioni. Caro vita, caro affitti, ma i lavoratori chiedono anche una diminuzione dell'orario di lavoro a 32 ore settimanali, un aumento salariale in busta paga di 300 euro e politiche che garantiscano la sicurezza dei lavoratori, un salario minimo e pensioni minime. Noi oggi siamo in piazza per dire che è necessario un consistente aumento degli stipendi del pubblico impiego. Chiediamo un aumento di 300 euro netti mensili, che potrebbero sembrare eccessivi, ma in realtà andrebbero a compensare in parte l'inflazione e darebbero modo poi ai lavoratori che accettano poi di venire a lavorare a Milano di poter sopportare il costo degli affitti, che è veramente eccessivo. Un altro tema affrontato è stato quello dell'emergenza abitativa. Per chi è in difficoltà, troppe persone ogni giorno vengono sfrattate, alle quali non si riesce a trovare un alloggio, poche infatti le case popolari sia di Aler Milano che di MM.
comune e nessuna nuova politica di edilizia popolare. Il comune stesso non ha gli strumenti per intervenire. Esistono le ospitalità in albergo che durano solo 10 giorni, esistono le residenze temporanee dove vengono divise le madri e i minori dai padri, e queste sono di fatto le uniche due soluzioni per gli sfrattati in questa città, non per gli sgomberati, perché gli sgomberati non possono accedere neanche a questo tipo di risorse abitative. La cronaca: è stato identificato l'uomo ritrovato morto in un appartamento di Via Cogna inizio settimana a Milano, un omicidio-suicidio di cui però ancora non si comprendono i contorni. È sempre più fitto il giallo che circonda l'omicidio-suicidio compiuto a Milano nella notte del 22 maggio. È stato finalmente identificato il corpo dell'uomo trovato in un appartamento del palazzo di Via Cogne 4, dal quale si è lanciato Claudio Giannuario. Si tratta di Luigi Stefano Corsini, un milanese di 34 anni, la cui scomparsa era stata denunciata il 17 maggio al commissariato di polizia di Quartogiaro dal padre. Corsini aveva fatto perdere le proprie tracce nella notte tra il 14 e il 15 maggio. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire gli spostamenti di Corsini nei giorni precedenti alla morte, che dovrebbe essere avvenuta il 20 maggio, 24 ore prima del ritrovamento del cadavere nell'appartamento al primo piano di Giannuario. Il corpo della vittima era stato trovato privo di documenti e con ferite di arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, al culmine di una lite, il 51enne avrebbe prima ucciso Corsini con un paio di forbici, per poi lanciarsi dal settimo piano del condominio. È stato finora escluso il coinvolgimento di altre persone. I carabinieri erano intervenuti intorno alle 23 di domenica sera, dopo che era stato segnalato il suicidio dal palazzone di edilizia popolare. Erano stati poi i vicini di casa a riferire ai militari di aver sentito delle urla provenire dall'appartamento al primo piano, assegnato regolarmente al 51enne. Con le chiavi recuperate nel giubbotto dell'uomo, i carabinieri erano entrati nell'alloggio e hanno trovato il cadavere di Corsini. A Milano si continua a parlare sul caso della donna trans manganellata dagli agenti della polizia locale. Mentre la procura acquisisce le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, la politica si divide. Non accennano ad abbassarsi i toni dopo l'episodio della donna transgender arrestata da 4 agenti della polizia locale mercoledì scorso con il ricorso al distanziatore e allo spray al peperoncino. Nelle scorse ore ad esprimersi sono stati i sindacati, compreso il SULPL, che rappresenta proprio i vigili della polizia locale e che ha sottolineato come i colpi che si vedono calare nel video sulla testa, sul collo e sul fianco della donna non fossero intenzionati a fare male, ma piuttosto tecniche lecite per ammorbidire, questo è il termine utilizzato, un soggetto considerato pericoloso. Pericoloso, secondo il sindacato dei Ghisa, anche dal punto di vista sanitario, dal momento che, hanno puntualizzato, la donna si era detta sieropositiva mentre sputava e graffiava gli agenti. La versione del SULPL non è però accettabile per alcuni esponenti del centro-sinistra, come per esempio il presidente della Commissione Sicurezza di Palazzo Marino, il consigliere del Partito Democratico, Michele Albiani. Ci sono alcuni del corpo, in particolare un sindacato, che continua a fare disinformazione gettando discredito nei confronti della donna transgender vittima della violenza di ieri, prima accusandola di essere una molestatrice di bambini, fatto che poi è stato assolutamente smentito sia dalla scuola che proprio dalla procura, e oggi invece passano al suo stato sierologico, perché è una donna con HIV, accusandola di essere, appunto, aver portato un rischio biologico all'interno della colluttazione con sputi, graffi, eccetera. Rassicuriamo i cittadini che questo non è il modo in cui si rischia di contrarre il virus dell'HIV, e per favore cerchiamo di non fare disinformazione su questo. Evidentemente c'è qualcuno che è in difficoltà, perché qualcosa è andato storto e lo abbiamo visto benissimo nel video di ieri. Sull'altra barricata invece si predica calma, soprattutto prima di accusare i Ghisa intervenuti nell'arresto di eccesso di violenza. L'arresto della donna trans a Milano ha evidenziato per l'ennesima volta il riflesso condizionato della sinistra, che prima ancora di conoscere come fossero andati davvero i fatti si è scagliata contro gli agenti della polizia locale, colpevoli semplicemente di aver fatto il loro lavoro. Questa donna, per sua stessa ammissione, era sotto l'effetto di droga e di alcol, ha aggredito gli agenti, è fuggita, prendeva a testate il vetro di plexiglass che si trova sull'auto della polizia locale, insomma aveva bisogno di essere contenuta anche purtroppo energicamente.
Le indagini sull'infortunio sul lavoro avvenuto ieri a Trezzano sul Naviglio, non era registrato il contratto del giovane che è morto nell'incidente. Aveva 25 anni, viveva a Milano ed era originario del Bangladesh. Abdul Rahman, l'operaio che è morto nel pomeriggio di giovedì dopo aver subito un incidente sul lavoro mentre spostava un macchinario di oltre 20 tonnellate alla Crocolux di via Galimberti a Trezzano sul Naviglio. È stata una questione di attimi, forse una manovra sbagliata, forse un malfunzionamento dei macchinari. Ancora non si sa cosa abbia provocato l'incidente e quindi la morte di Rahman, rimasto schiacciato proprio dal macchinario che stava spostando. Aveva iniziato a lavorare solo da poche ore, era il suo primo giorno di impiego e non aveva il contratto registrato. Su tutti questi dettagli e sull'esatta dinamica dell'incidente stanno indagando gli inquirenti e i tecnici di ATS che dovranno approfondire ogni aspetto della vicenda a partire dal rispetto di tutte le norme di sicurezza sul lavoro. Per Rahman non c'è stato nulla da fare, i soccorritori hanno provato a stabilizzarlo sul posto dopo che i vigili del fuoco lo hanno estratto dal macchinario. Lo hanno portato con l'elicottero del 118 all'ospedale Niguarda di Milano, ma era arrivato già in condizioni disperate e il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso all'ingresso del pronto soccorso. Sotto shock gli operai dell'azienda che hanno assistito all'incidente senza poter fare nulla per salvare la vita del nuovo collega. Si attendono ora gli sviluppi da parte degli inquirenti per chiarire ogni aspetto della drammatica vicenda, sia per quanto riguarda la causa della morte sia per l'aspetto dell'inquadramento lavorativo del ragazzo, per individuare in entrambi i casi le responsabilità. In tema della sicurezza nella movida milanese si fa sentire tutto l'anno, ma con l'arrivo della bella stagione ancora di più, e quindi dall'opposizione in consiglio comunale ci si chiede che fine abbia fatto il progetto che era stato presentato dagli stessi esercenti della zona per migliorare la situazione. Installazione di nuovi dehors dotati di impianti di videosorveglianza, l'assunzione di una squadra di vigilantes e infine la sostituzione dell'arredo urbano della strada. Si tratta del progetto di riqualificazione di Corso Como, via della Movida Milanese, assai nota alle cronache per gli episodi di microcriminalità che si verificano soprattutto nel weekend. Un progetto che però, secondo il consigliere comunale di Forza Italia e assessore regionale al territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi, è pronto da 2 anni, ma non è ancora mai stato avviato. Degrado e insicurezza sono ormai un grandissimo problema nella città di Milano, e anche quando i commercianti, come quelli di Corso Como, una zona molto sensibile con le discoteche locali, si mettono insieme disponibili a finanziare loro i dehors con le telecamere, le guardie private, insomma degli strumenti per tutelare anche i nostri ragazzi, le nostre famiglie, il Comune di Milano colpevolmente non risponde, non dà soluzioni e non accoglie nemmeno delle proposte come quella dei commercianti di Corso Como, totalmente gratuite per le casse pubbliche. Per l'assessore lombardo, inoltre, ai tempi l'assessore milanese Pierfrancesco Maran si era anche detto favorevole all'avvio della proposta avanzata dal consorzio dei commercianti, ma ora invece resta un nulla di fatto. Uno stipendio all'anno, tanto costa ai milanesi fumatori il vizio del fumo, guardate. In occasione della giornata mondiale senza tabacco che si svolge il 31 maggio, l'ILT ha condotto un'indagine sul fumo in Lombardia. Il risultato? Ogni anno i milanesi hanno uno stipendio in meno comprando sigarette. Un dato allarmante emerso da questa nuova indagine commissionata dall'ILT alla società di ricerca SVG sulle abitudini del fumo in Lombardia. L'obiettivo dello studio è quello di indagare le scelte e i modelli di consumo dei fumatori, considerando anche nuovi e vecchi dispositivi e la reale conoscenza degli effetti generati dai diversi dispositivi in commercio, ma anche di esplorare le abitudini e le motivazioni che spingono i giovani ad approcciarsi al fumo. Nella ricerca è stato analizzato un campione di 1450 fumatori lombardi, con un'età compresa tra i 18 e i 70 anni. Il quadro è sostanzialmente simile al 2022, anche se si assiste a una leggera diminuizione dei fumatori tradizionali, dal 37 al 33%, e a un aumento di chi utilizza in forma prevalente e più del 2%, o combinata più del 4%, dispositivi elettronici.
Il modello di consumo dunque risulta sempre più diversificato. I fumatori tradizionali sono soprattutto donne, il 57%, con un'età prevalente compresa tra i 55 e i 70 anni. Il fumo rappresenta principalmente un modo per rilassarsi e vi è diffuso desiderio di smettere di fumare che però non riesce a concretizzarsi. Un terzo dei fumatori ha iniziato a fumare a meno di 16 anni, mentre è tra i 18 e i 24 anni il dato è quasi la metà. Si conferma un accesso al fumo che parte soprattutto dal contesto amicale. Ed ecco la notizia che più dà la misura del fenomeno. Uno stipendio medio di un mese va in fumo. Infatti la spesa media per fumo e svapo supera i 25 euro settimanali con una proiezione di oltre 1.300 euro l'anno. In pratica ogni anno uno stipendio medio di un lombardo lo si spende per l'acquisto di sigarette. Per oltre il 30% dei fumatori lombardi il fumo rappresenta una dipendenza o una condanna e quasi il 70% di loro ha provato almeno una volta a smettere di fumare. L'incidenza più alta è tra i fumatori occasionali. Consiglio comunale caldo ad Abbiategrasso, si parlava dei piani per Amaga e ASSP. Non tanto le variazioni di bilancio, ma le prospettive future di due importanti partecipate del comune di Abbiategrasso sono state al centro del dibattito in consiglio comunale. Per le opposizioni è da rivedere la strategia della giunta NAI su Amaga e su ASSP, l'azienda speciale dei servizi alla persona che è il pilastro degli interventi nel sociale ad Abbiategrasso, una sorta di braccio armato delle amministrazioni. Sono stati discussi gli indirizzi che l'amministrazione ha dato per il 2023 ad Amaga e il bilancio del 2022 di ASSP. In entrambi i casi manca totalmente l'impronta dell'amministrazione comunale. Il bilancio di SSP è in perdita, sebbene di poco, principalmente dovuto al fatto che l'amministrazione ci ha messo troppo tempo a preparare il nuovo contratto di servizio, obbligando SSP a lavorare con delle tariffe vecchie e non adatte al mercato. Mentre su Amaga i problemi e le criticità sono più estese. Innanzitutto perché sebbene Amaga abbia dei risultati, diciamo così, buoni dal punto di vista della gestione di un'azienda, manca totalmente la parte politica. In sostanza esiste un progetto di medio termine con cui Cap Holding sta provando a riunire Amaga e le sue equivalenti in provincia di Milano in una collaborazione per avere maggiore efficienza nel mercato della raccolta rifiuti. Secondo la Cano, il fatto che la giunta non abbia delle risposte su cosa intenderà fare è una mancanza di strategia politica su Amaga. Non si sa, e l'abbiamo chiesto, se Amaga ha risposto. Ieri sera appunto è stato chiesto più volte, ma NAI ha taciuto, probabilmente non sapendo nemmeno a cosa ci stessimo riferendo. Ed è questo un punto molto importante, perché cos'è che questa amministrazione vuole da Amaga e come vede lo sviluppo di questa azienda nel futuro? La vuole mantenere sostanzialmente territoriale e allora qual è il modo in cui si intende proteggere l'azienda da conglomerati più grossi? Oppure si intende partecipare a questo nuovo soggetto che si potrebbe creare in futuro? Tutto questo non si vince perché sostanzialmente la direzione politica di Amaga non esiste. Torniamo a Milano, continua la mobilitazione per salvare il glicine di piazza Baiamonti. Le chiavi dell'area verde lunedì saranno riconsegnate al comune. Lunedì 29 maggio, intorno alle ore 15, l'area verde che circonda il glicine di Piazza Baiamonti, in buona parte dedicata a Lea Garofalo, verrà restituita al comune affinché possano cominciare i lavori per il futuro Museo Nazionale della Resistenza, la cui costruzione mette a rischio la sopravvivenza di questa straordinaria pianta ottuagenaria. L'iter dei cantieri dunque procede, nonostante le 50.000 firme raccolte e la mobilitazione di tanti volti noti dello spettacolo. Lunedì all'atto della riconsegna delle aree ci saranno però anche le associazioni e i comitati che si stanno battendo da mesi per il glicine, tutti pronti a protestare. E chissà che non faccia capolino anche qualcuno dei volti noti che si sono pubblicamente esposti ancora nelle ultime ore. Qui abbiamo questo glicine enorme che ci dà un sacco di profumi in certi momenti, che potrebbe essere lui il simbolo della resistenza e del rinnovamento della nostra Repubblica. Questo è il simbolo vivente della resistenza. E allora cerchiamo di salvarlo, non sacrifichiamolo per costruire un'altra cosa, non sacrifichiamo la vita per il cemento.
Comune di Vermezzo potrebbe presto vedersi assegnati degli altri immobili che sono stati confiscati alla criminalità organizzata che potrebbero essere destinati alle famiglie in difficoltà. Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio metropolitano sono stati acquisiti al patrimonio indisponibile della ex provincia alcuni beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e che si trovano nel comune di Vermezzo con zelo nell'Abbiatense. L'ente, come spiegato dal consigliere delegato al bilancio e al patrimonio Dario Veneroni, ha partecipato alla manifestazione di interesse dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, questo per l'acquisizione a titolo gratuito di immobili per un valore complessivo di oltre 530.000 euro. Uno in particolare è ad uso abitativo e ha un valore di 237.600 euro e poi un'unità ad uso di laboratorio che ha un valore di 164.000 e un'auto rimessa da 107.000. La proposta, che conta sulla collaborazione con l'associazione Una Casa Anche Per Te di Don Massimo Mapelli, prevede una destinazione di housing sociale per gli immobili con l'accoglienza temporanea di nuclei familiari del territorio che hanno subito uno sfratto, mamme sole con bambini, papà separati e persone con bisogni abitativi. L'associazione infatti opera già da tempo con la stessa missione nel territorio del sud-ovest milanese, coordinando progetti di housing sociali a Cisliano, Arluno, Albairate e Trezzano sul Naviglio. Si è tenuto nel pomeriggio un flash mob al Parco Trotter di Milano, coinvolti 700 bambini, il tema era quello del salvataggio in mare dei migranti. 700 bambini di 14 diverse scuole milanesi, decine di navi di carta e un libro. Al Parco Trotter di Milano è andato in scena il flash mob delle associazioni Christmas Project e Rescue People Saving People, una delle ONG che lavora nel Mediterraneo per soccorrere migranti. Siamo qui in un giorno di condivisione di un lavoro che è stato fatto quest'anno attraverso il libro solidale, un libro che esce per Natale e che vede la partecipazione anche di tante scuole milanesi e non primarie e secondarie. Il tema di quest'anno era il salvataggio delle vite in mare, il libro è dedicato all'associazione Rescue, a cui abbiamo anche destinato i fondi raccolti attraverso la distribuzione del libro, e i ragazzi hanno lavorato su questo tema nelle classi realizzando delle navi splendide, meravigliose, che contengono anche questi piccoli equipaggi di terra che sono protagonisti, insomma, delle loro storie e delle storie terribili che stanno dietro la vita in mare, insomma, l'attraversamento del mare. Noi attraverso questa esperienza del salvataggio in mare invece vogliamo raccontare le storie delle persone che affrontano questo viaggio, e le scuole sono uno dei terreni più interessanti. Oltre 150 classi che hanno lavorato per guardare con gli occhi liberi dai pregiudizi dei bambini, un fenomeno che oggi è diventato tema essenzialmente politico, causa di divisioni e fratture all'apparenza insanabili. Siamo nel punto più basso dal punto di vista del come il nostro governo tratta il soccorso in mare. Tutte le navi di soccorso vengono continuamente ostacolate su due versanti. Una, questa cosa assurda, che ti dicono: hai fatto un salvataggio, devi tornare subito, come se incontri una imbarcazione in difficoltà debba semplicemente girarti dall'altra parte perché hai avuto l'ordine di rientrare. L'altra cosa è quella di dirti: non vai al porto sicuro più vicino, vai al porto sicuro più lontano. Cambiamo decisamente argomento, hanno sfornato una nuova canzone i ragazzi in cura all'Istituto dei Tumori di Milano e per cantarla hanno ingaggiato niente meno che Tony Hadley. I was only 16 when they said I had to go. Può una canzone diventare un inno per tutti gli adolescenti che affrontano una malattia oncologica? Sì, se a realizzarla sono i ragazzi del progetto Giovani dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che dopo il grande successo Palle di Natale tornano a stupire con un progetto musicale frutto della collaborazione con nomi di spicco del panorama musicale italiano e internazionale, tra cui Faso, bassista del gruppo Elio e le Storie Tese, e Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet e icona della musica pop a livello mondiale. I
Was Only 16 è il titolo della canzone con cui i ragazzi in cura all'Istituto Nazionale dei Tumori tornano a raccontare la loro storia di adolescenti che da un giorno all'altro hanno dovuto stravolgere la propria vita e affrontare un percorso difficile come quello della malattia. Io sono nuova in questo percorso perché ho iniziato ormai da poco, però per me il progetto in generale, cioè, è stato fondamentale dall'inizio della terapia, perché per la prima volta mi sono sentita capita da dei ragazzi della mia età, perché in un periodo della mia vita in cui è un po' tutto difficile, in cui tutti vogliono starti accanto e non tutti riescono nella modalità che vorrebbero, parlare con persone che ci sono già passate o comunque che hanno la mia stessa età, che hanno le mie stesse passioni, ha aiutato molto. E per me venire qui tutti i mercoledì, incontrarsi, cioè, è un punto di riferimento fondamentale a cui non posso, ecco, di cui non mi posso negare. È stato qualcosa di nuovo, nel senso, nessuno aveva mai provato veramente a fare, andare in uno studio di registrazione, quindi ci è piaciuto anche provare qualcosa di diverso in un periodo in cui provare cose diverse è un po' più difficile, quindi questa è stata una bellissima possibilità che ci è stata data, e poi ci siamo molto divertiti anche a sentire le canzoni, a migliorarla, e quindi ci è piaciuto molto, ecco, ci siamo molto divertiti. Gli adolescenti malati sono in una terra di mezzo, per questo rischiano di arrivare con difficoltà ai centri di riferimento, di non essere arruolati nei protocolli clinici e di non ricevere le migliori terapie. Il progetto Giovani è nato proprio con l'obiettivo di superare questi ostacoli. Dopo Palle di Natale, dopo la canzone dell'estate che abbiamo fatto qualche anno fa, i nostri ragazzi hanno deciso ancora di raccontare la loro storia attraverso una canzone. La musica è un mezzo molto immediato per i ragazzi di oggi vivono con la musica, e attraverso la musica scelgono ancora una volta di raccontare la vita in ospedale. Questa è una ballata in inglese, perché vogliamo in qualche modo diffonderla a livello internazionale, che racconta proprio un po' il percorso di malattia, che inizia in un modo comunque difficile, struggente, ma che finisce comunque con una sorta di inno alla vita, al coraggio di questi ragazzi che tutti insieme, perché c'è molto il concetto dell'amicizia, degli amici della corsia, trovano energie per superare le difficoltà del loro percorso di cura. Innanzitutto dà ai nostri ragazzi la possibilità di condividere in un contesto, che è l'ospedale dove teoricamente si viene a fare le cure, dei momenti di leggerezza, dei momenti di allegria. Ci si diverte molto nel progetto Giovani. È molto importante perché i ragazzi insieme trovano il modo di trovare veramente un percorso di condivisione. È molto importante, ce lo dicono i ragazzi stessi, perché hanno una dimensione del futuro. Fanno progetti che durano molti mesi, quindi il futuro per questi ragazzi è diventato un po' il giorno del prossimo ciclo di chimioterapia, il giorno quando verranno dimessi. Il futuro diventa anche completare un percorso magari di sviluppo di una canzone con personaggi famosi. Abbiamo Tony Adele che canta, abbiamo Faso che ha fatto le musiche, e per cui cambia un po' veramente la dimensione prospettica del futuro. Questo è molto terapeutico per loro. Ci fermiamo tra poco al meteo, dopodiché ci ritroveremo con l'edizione Pavia.